16ª puntata di Due Cilindri Magazine Custom Lifestyle e vista la stagione eccezionalmente studio in Summer Version. Apre anche questo nuovo episodio il test ride. Torniamo in casa Royal Enfield e dopo GT Continental e Himalayan proviamo l'ultima grande novità, Super Meteor 650. Tanta sostanza, grande versatilità, allestimenti essenziali quanto funzionali e un eccellente rapporto qualità-prezzo. La nuova Super Meteor 650 è una cruiser duttile, eclettica, agile a districarsi con brio nel traffico cittadino, si dimostra una divertente compagna di avventure fuori porta, lungo statali e strade secondarie ricche di curve e con qualche accessorio già incluso nel catalogo ufficiale è facile trasformarla in una efficiente tritamiglia grazie anche ad un'autonomia di 350 km con un pieno di carburante. Più la guidi e più ti passa la voglia di tornare in box. Le prestazioni, intese come botte d'adrenalina ad ogni colpo di gas, non sono certo il suo punto forte. Ma gli oltre 52 Nm di coppia, 47 cavalli, sprigionati dal bicilindrico parallelo, sono in perfetto equilibrio con la filosofia di guida che viene spontaneo adottare in sella Super Meteor 650. È la moto ideale per raggiungere spazi sconfinati senza fretta, con un buon livello di comfort, accompagnati da un amichevole borbottio del motore. E quando la strada diventa tutte curve, il divertimento è assicurato. Le caratteristiche estetiche di una cruiser ci sono proprio tutte. Davanti una ruota da 19 in contrasto con quella panciuta da 16 posteriore, lateralmente due lunghi terminali di scarico siamesi, al centro il bicilindrico raffreddato ad aria e olio con distribuzione a 4 valvole e singolo albero a camme in testa, lo stesso che montano con successo Interceptor e GT Continental. 6 le marce abbinate ad una frizione multidisco in bagno d'olio, ma ciò che più colpisce è il livello delle finiture. Basta dare un'occhiata alla qualità delle verniciature, alla sella, alle lavorazioni del motore, ai comandi, al manubrio. Essenziale ma completa la strumentazione. Da un lato il tachimetro analogico con piccolo LCD, dall'altro un display per la navigazione turn by turn che si attiva collegando il cellulare alla moto via Bluetooth. Ottima la posizione in sella. Grazie a un manubrio ben sagomato, il busto rimane retto. Forcella a steli rovesciati Showa e ammortizzatori regolabili nel precarico sono progettati per offrire un supporto adeguato alla guida più che assorbire le asperità del terreno, ma la sensazione generale è quella di un perfetto equilibrio. Ottimi il bilanciamento ciclistico e la distribuzione dei pesi, che si traducono in un'agilità composta che permette di affrontare le curve anche con piglio sportivo. E nel dritto la stabilità è a prova di bomba. L'impianto frenante è adeguato alla tipologia e alle prestazioni del mezzo. Il freno anteriore spicca per modulabilità, mentre quello posteriore è un po' più grintoso, tanto che nella guida si ricorre spesso al suo utilizzo per correggere la traiettoria impostata. Una moto per tutti, tanto al motociclista smaliziato quanto al neofita. Il ventaglio dei possibili acquirenti è più che mai ampio. La gamma Royal Enfield è sempre più ricca, completa e competitiva. Davvero un ottimo lavoro. Dalla sinergia di alcune affermate realtà legate al mondo dei motori nasce a Milano Motor Hub 22. Restauro, manutenzione, modifiche, lavaggio, verniciature, accessori. Servizi per motociclisti a 360 gradi. Quando siamo arrivati in questo posto ci siamo subito resi conto delle potenzialità che poteva avere una location come questa e quindi abbiamo dato vita a questo Motor Hub 22 per raccogliere tutte le esperienze di ciascuno di noi. Abbiamo coperto praticamente quasi tutte le necessità di un motociclista custom, un motociclista adventuring, quindi abbiamo la possibilità di offrire veramente
un po' tutto quello che è necessario ad un motociclista, risolvere anche i suoi, diciamo, desideri. Garage 27 si occupa di personalizzazione e customizzazione di maxi enduro. Questa è una delle ultime trasformazioni che abbiamo fatto, una GS 1250 completamente rivista graficamente, ma con allestimenti, parti speciali, con collaborazione con i nostri fornitori, ma anche disegnate direttamente da noi. Io mi occupo di design, sono un product designer e quindi appassionato di motociclette, ho iniziato a disegnare degli accessori. Io sono un appassionato di moto, però non so fare il meccanico, quindi mi sono detto: cosa facciamo? Motosplash nasce nel 2006 come lavaggio moto. Perché è arredata così? Innanzitutto perché mi piace. Uno può sentirsi a casa. Le moto vecchie, gli attrezzi vecchi, i giochi vecchi. È un po' una sala giochi, un po' un paese dei balocchi, dove uno alza gli occhi e si ricorda determinate cose della sua infanzia. Da questo è nato il progetto Ciappo la Moto, un modo di riunirsi come nei vecchi paesi, dove ci si trovava al bar e poi si decideva cosa fare alla sera. Organizziamo eventi a seconda della nostra disponibilità, delle opportunità. La prima festa di ECMA fuori salone è stata nel 2011. La gente iniziava un pochettino a vedere l'ambiente, poi le cose si evolvono fino a che abbiamo creato più situazioni che parlano di moto. Motorab è un progetto vero, perché qui siamo delle realtà che lavorano. Dopo c'è lo svago, che può essere la festa e tante altre cose. Noi ci occupiamo di verniciature speciali, personalizzazioni di caschi e tutto quanto riguarda il colore nell'ambiente custom painting, con verniciature metal flakes, restauri e tutto quanto concerne l'ambiente della verniciatura. Da un anno ci avvaliamo del supporto di Japan Protection, che è una finitura 100% gloss, glass coating, una finitura che risalta le nostre verniciature e protegge la vostra moto in una maniera eccezionale. L'apporto di Custom Family nel progetto Motorab 22 è quello della finitura, dell'ultimo tocco dopo la progettazione. La parte meccanica arrivo io, diciamo, a dare l'ultimo tocco, come posso dire, la ciliegina sulla torta. Una bellissima sinergia, perché chiunque venga anche per fare solo un tagliando magari finisce di andare via con la moto verniciata completa. CD Garage nasce nel 2010 da un'idea di Andrea Arco. Nel Motorab ovviamente la nostra funzione è servire il cliente Harley a 360 gradi. Cerchiamo di avere sempre idee diverse, comunque non omologarci agli standard, come possiamo vedere anche dalla moto di Andrea, l'ultimo touring che abbiamo fatto con borse prettamente BMWistiche. Facciamo customizzazioni, special, manutenzione ordinaria, straordinaria, tutto quello che passa per la testa del cliente e magari anche quello che gli suggerisco io di qualche follia, ci attiviamo e cerchiamo di renderla reale. Siamo distributori dei caschi Simpson, degli ammortizzatori FG Gubellini. Lavoriamo a stretto contatto per sviluppare un ammortizzatore ad hoc per l'arleista esigente, l'arleista che non va solo a spasso, ma magari ci dà anche con una manetta diversa rispetto all'arleista tipo. Cerco di fare la selezione più sul cliente che sul veicolo, proprio per instaurare un rapporto di fiducia. Ci sono collezionisti che hanno diverse moto, quindi dalla moto d'epoca giapponese alla moto da corsa italiana, alla moto da viaggio tedesca, insomma c'è un servizio a 360 gradi. Mi occupo sia di restauri, sia di manutenzione, sia di customizzazione, se così si può dire, perché altrimenti mi annoierei a fare sempre lo stesso marchio, sempre la stessa moto. E allora io ho conosciuto
Giovan Battista Panigata, che è il proprietario di Motosplash, tanti anni fa mi ha detto: perché non vieni a creare la tua officina nel mio posto? E da lì siamo partiti e lentamente poi è arrivata altra gente nel cortile, come appunto Andrea, come gli altri ragazzi CD Garage, Cristiano. Che la collaborazione comunque è un aspetto al quale io ho sempre dato un valore, ho sempre creduto. Non siamo in competizione, anzi siamo a collaborare uno con l'altro. Ha seguito le orme del padre Luigi, detto l'Olandese, e in pochi anni è diventato uno dei protagonisti della scena custom nazionale. Abbiamo incontrato Nico Bikes nella sua officina in provincia di Bergamo. Sono nato nel mondo delle Harley. Ritrovandomici in mezzo, ho avuto la possibilità di vedere già da piccolo quello che c'era intorno a quel mondo e ho cominciato a cimentarmi successivamente nelle modifiche dei miei motorini, quelli elettrici. C'era già un'anima custom dentro di me. Vedevo mio papà fare le moto e vedevo soprattutto la felicità negli occhi del cliente quando ritirava le sue moto. Gli dava belle emozioni. Il mio sogno era appunto trasmettere quelle emozioni al cliente, ancora prima di pensare alle moto. Quello sarebbe stato il mio futuro, cioè non potevo fare altro, ecco. Quando io ho iniziato, c'era mio papà che mi faceva fare la gavetta vera e propria in officina, quindi ho iniziato semplicemente lucidandole e pulendole, essendo a contatto con le parti delle moto. Avevo la possibilità di apprezzarne anche i particolari, cioè cominciare a capire anche come è fatta una moto, i pezzi del motore, e poi ho cominciato appunto ad apprezzarle nel dettaglio, e più avanti è quello che mi ha caratterizzato, la cura del dettaglio. Ho voluto cambiare un po' aria, venire al nord per crearmi una mia identità e dare, cioè avere la mia officina, ecco, per non essere un po' all'ombra di qualcuno. E costruì un chopper per farmi conoscere dalla gente, dalle persone che mi vedevano con questo chopper qui, e devo dire ha funzionato. Io, trattando solo Harley Davidson, ho la possibilità di conoscere bene tutte le varie stilistiche. Mi piace passare da un estremo all'altro, ad esempio dai chopper lunghissimi a moto ad Harley più sportive, quindi non c'ho un punto fermo. Anche se ultimamente mi sono affermato molto con quello che definisco il mio stile, che è un po' il Japan style, legato su moto vecchie, chopperini, tipo ad esempio questo qui, e quello è proprio quello che mi dà, in cui riesco a dare il massimo, ecco. Secondo me una moto che non funziona non è una moto completa. Non ha senso farsi una special, sì, bella, parcheggiata, ma che poi non ci può andare in giro. Tutte le moto che faccio, prima di essere esteticamente belle, devono essere perfettamente funzionanti, altrimenti non ha senso per me. A livello personale, ricevere dei premi è sempre una soddisfazione, gratifica il lavoro che hai fatto, ma in realtà quello che mi interessa più di tutto è che il cliente sia soddisfatto di quello che io gli faccio. Però sicuramente vincere dei premi è gratificante. Il mio forte riguarda soprattutto la parte meccanica e la lavorazione di moto pre-99, quindi a carburatore. C'è addirittura chi mi chiama il mago dei carburatori. Anche se comunque non lascio da parte le moto moderne, e di recente sto anche sperimentando e lavorando nel mappare le centraline e quant'altro. Quindi il concetto è che mi piace l'antico, ma voglio restare sempre super aggiornato su tutto, per non rimanere troppo old. Ah, posso dire una cosa? Perché c'è mia madre che dice sempre: non la nomino mai da nessuna parte. La soddisfazione che sto dando ai miei familiari, soprattutto a mia madre che ha sempre creduto in me, ovviamente anche mio papà,
quello è un grande successo per me, ecco. Metzler è in questi mesi in tour per promuovere la sua gamma prodotti, una gamma ricchissima che ha nel comfort, nelle prestazioni e nella durata le sue peculiarità. Metzler è l'unico brand nel settore pneumatici che si occupa solamente di gomme da motocicletta. I prodotti custom sono principalmente due, uno è il Cruistec e l'altro è il Marathon 888 Ultra. Il Cruistec è per chi ha una guida un pochino più sportiva, con ottime prestazioni anche su bagnato. Il Marathon invece è per i grandi viaggiatori che coprono grandi distanze, quindi grande durata, insomma. Staremo presenti a Camzee, chiuderemo poi a Wilson Wave a Camaiore. In alcuni di questi eventi avremo anche a disposizione un service per chi vorrà acquistare, cambiare le gomme in loco. Il service consiste in una officina mobile affiancata al nostro stand, dove chi vuole può prendere appuntamento per fare un controllo sullo stato di usura e sulla pressione dei pneumatici, ma se vuole può addirittura cambiare i pneumatici acquistandoli a delle condizioni vantaggiose. Saremo presenti anche in un tour italiano, qui allo Sporting Meeting a Grazzano Visconti, Rombo di Tuono a Brescia e l'Eternal City a Roma. E per chi volesse può registrarsi, questo è il nostro stand, lasciare i propri dati, partecipa così automaticamente a una promozione che prevede la ricezione di un voucher di 40 euro per l'acquisto di pneumatici custom. Secondo capitolo della rubrica New Vintage. Andrea Rivolta ci svela un altro pezzo da 90 della sua collezione. Hi everybody, time once again for Off the Shelf. Well, today we're gonna hop in the Wayback Machine and go back to 1970. I've got for you the 1970 XLH Sportster. Bentornati su New Vintage. Perché ho questo giubbotto con la bandiera inglese? Perché siamo praticamente negli anni 70, dove AMF incomincia a produrre una nuova serie di motociclette. AMF è un fondo, fra le quali c'è anche un'azienda che costruisce barche. E da lì nasce praticamente la coda di questa motocicletta, denominata Boattail, realizzata in vetroresina, e rende praticamente questo oggetto molto particolare. Negli anni 70 la concorrenza era molto agguerrita e allora Harley cerca di creare un qualcosa che prima non si era mai visto, punta tutto sulla novità di un prodotto. Nasce così la XLCA. Il motore rimane sempre di 883 di cilindrata ed è stato aggiunto solo l'avviamento elettrico. Proprio per il fatto che doveva essere una moto da poter usare tutti i giorni, Harley Davidson dotò questa motocicletta di tantissimi accessori. Era forse una delle poche che aveva anche delle borse laterali molto grandi, molto capienti, stile Electra Glide, aveva un parabrezza, paragambe, il serbatoio poteva essere il classico nocciolina oppure un serbatoio più grande per garantire più chilometri, e si ricorre anche a queste colorazioni molto vivaci, proprio tipiche di quegli anni. Grazie a tutti questi accessori, Harley voleva chiaramente offrire un'alternativa a quello che c'era sul mercato. Un'altra chicca è anche la scritta Sportster. Per esteso la troviamo praticamente solo in questo serbatoio e in altri quattro serbatoi che arriveranno poi successivamente, di cui l'ultimo è la serie 48. Un'altra particolarità è che è stata spedita dagli Stati Uniti nel dicembre del 1969 e arriva in Italia, a Roma, i primi degli anni 70. Interessante è ancora il suo libretto a pagine, dove troviamo il primo intestatario 1970 di Roma e il secondo intestatario, che è nel 1973, un signore di Firenze. Alla fine, quello che rende questa motocicletta unica è che è stata prodotta solo in 3.000 esemplari e uno è qua.
aspettiamo la prossima puntata per un'altra storia.